Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di About Sal. Allora, nell'ultimo episodio avevamo affrontato e completato alcune missioni che ci hanno permesso di recuperare informazioni su Mary Kelly e anche sul 404, questo gruppo di hacker attivo nel dark web che a quanto pare potrebbe essere un prezioso alleato nella caccia a Zero Day. Ora, prima di continuare, volevo farvi un rapido aggiornamento sulla situazione attuale. Ho continuato a giocare per conto mio le missioni secondarie e ho liberato i quartieri di Lambeth, Southwark e City of London. Alcune considerazioni, ragazzi, nel momento in cui liberiamo i quartieri, innanzitutto sarà più semplice reclutare attivisti perché aumenta la reputazione del DedSec in questi quartieri. Inoltre, liberare un singolo quartiere ci dà la possibilità di fare una missione bonus, la missione quartiere, in questo caso giochi mentali a City of London, sovraccarico informativo a Southwark e infine gira la ruota a Lambeth. Ora, la cosa purtroppo spiacevole è che mentre facevo queste missioni secondarie alcuni membri della squadra sono morti, tra cui Bruce, che è stato il primo, e anche David, che era l'operaio edile, rimpiazzati da Jay, che ha l'abilità di rubare le chiavi, che è molto importante perché spesso non riusciamo a trovare la chiave per sbloccare una porta, e anche Liam, che ha due situazioni interessanti, dai, arma corpo a corpo, ma soprattutto danni fazione extra, che riguarda Albion, quindi nelle missioni in cui dovremmo fronteggiare la milizia Albion, converrebbe utilizzare questo personaggio. Detto questo, ragazzi, andiamo avanti. Volevo completare la missione del 404, scoprire il grande contatto di Naut, ma anche andare avanti con Albion. Intanto andiamo avanti con 404 e poi vediamo che cosa succede. Dobbiamo raggiungere Camden, che è molto vicino al nostro rifugio, quindi attiviamo la missione e andiamo. Cedendo sul set. Non direi sul set. Abi, ti dico, Abi robot. Più chiaro di così non so come dirlo. Hai dimenticato le tue... Vediamo se so guidare questo affare. La GBB, un tempo considerata la più grande emittente pubblica del mondo, ora considerata, e cito, una bella merda. È qui che troveremo il bersaglio di Naut. Sarà dura entrare, ma dalla pianta risulta un accesso sul tetto. Da lì potrai almeno dare un'occhiata all'interno. Oh oh, allora adesso sì che sono guai perché... Ah no, 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 invece no. Giù, possiamo utilizzare la piattaforma per lavavetri... Non c'è nessuno.
nulla, continuiamo a cercare. Non seguo. Non vedo nulla qui. Ok, dai. Area libera. Continuo a cercare. No, cavolo, drone di merda. Niente da segnalare. Controllo altrove. Occhi aperti e armi pronte. Procedo, non c'è nessuno qui. Qui tutto ok, c'è qualcuno. Niente da segnalare, controllo altrove. Non ho la più pallida idea di come posso eludere il drone. Dai, veloce. Tutto ciò che siamo è nel nostro cervello. L'amore, le paure, i sogni, anche quelli sconci. Sono segnali elettrici che scattano in mezzo alle vostre orecchie. Questo piccolo organo è più potente di qualsiasi computer, ma ha delle limitazioni. Ho visto mia madre morire di malattia del motoneurone e perderla mi ha fatto capire che la morte arriva per tutti. Ma come sarebbe se potessimo evitarla? Se potessimo rilevare il vostro cervello con una scansione e caricarne la mappa neurale nel cloud? Beh, sarebbe la fine della sofferenza umana. Oppure della morte stessa, l'alba di una nuova società dove guerra, oppressioni e malattie sono tutte preoccupazioni del passato. Benvenuti. Il mio nome è Sky Larsen e sono il CEO di Brokatech. E questo è Daybreak. Visto che vi siete tutti iscritti alla lista d'attesa, sarete curiosi di vedere come funziona Daybreak, ma prima chiederò ai nostri tecnici di chiudere subito la trasmissione. Non vogliamo certo che qualche intruso rubi i nostri segreti. Daybreak è un sistema di mappatura che acquisisce la mente co... Ok ragazzi, un po' di panico sul finale. Ed eccovi il bersaglio, il mio pezzo grosso. Vuoi far fuori Sky Larsen? Neutralizzare non rende l'idea. Il problema è che Larsen non si fa vedere in pubblico da quasi 2 anni. Non potete certo uccidere un ologramma.
Sto cercando di rintracciarla da tempo e so dov'è casa sua qui a Londra, ma... ecco... Sky Larsen ha rivoluzionato l'IA. Ha automatizzato tre quarti di città e creato Bagley. Sta raccogliendo dati su di noi. A che le servono? Molte cose. Ma vedrete coi vostri occhi. La sua casa è a Westminster. Le cose che vedrete lì. Si è disconnessa. Se gli ufficiali del CIRS dicono che il Dezek è morto, immagino. Ok, che ragazzi, allora, qui la situazione è veramente assurda, perché. Non lo so, cioè non mi convince moltissimo questo personaggio Naut. Sono curioso però di proseguire, di andare avanti, perché effettivamente insomma, Westminster ha detto, ma non compare sulla mappa, dov'è? Forse devo andare avanti. Puoi trovare l'indirizzo di Sky Larsen? Ma certo, aspetta che apro le pagine gialle. Oh, guarda, eccola qui, proprio sotto la M di miliardarie che ovviamente non rendono pubblico il loro indirizzo di residenza, adorabile stupido essere umano. Sono riuscito a restringere il campo a St. James Square, ma è il meglio che riesco a fare. Chiama Naut, scommetto che lei lo sa. Ho già provato, è offline. Naut sembrava terrorizzata da quello che ha trovato nella casa di Sky. Deve essere terribile. Però le ho. Ok, allora, adesso ci siamo. Probabilmente dovevamo sentire la conversazione tra i nostri attivisti. Ritorno a casa, ispeziona la casa di Sky a St. James Square. Ok, ragazzi, però a questo punto io voglio... voglio cambiare attivista, perché, insomma, dobbiamo utilizzare anche gli altri, no? Siamo una squadra, questo l'ho già utilizzato... Prendiamoci lui, perché magari. Perché magari rubachiavi, chissà che non ci torni utile questa abilità in questo momento. Stiamo diventando sempre più forti, più in gamba e più sexy. Il Dezek ti dà il benvenuto. Voglio proprio fare tanto casino, sì. Molto bene. Oh, io questo lo vedo troppo convinto. La moto è rimasta, fantastico. Quindi possiamo andare. E che cavolo. No, impara a guidare tu, ci sono io prima. Ma ora c'è un nuovo sceriffo in città. Se siete vittime di un crimine o semplicemente volete zittire una protesta pacifica, potete rivolgervi alla nuovissima Albion, che è la cosa più lontana che si possa avere dai cari vecchi spiriti. Quando Assani ha ceduto Londra a Nigel Cass, per molti è stata una sorpresa. Non per noi. Londra viene svenduta e privatizzata ormai da anni. L'unica differenza è che adesso le agenzie private hanno... Nessuna di queste case è di proprietà di Sky Larsen. Comunque, leggere contratti e confrontare nomi è una noia colossale, anche se ci ho messo 3 secondi. Non è più interessante che ho trovato su queste case. Ok, allora... Ehi, ho trovato la casa di Sky. Ah no, è di una certa Sky Lafantano, senza lei. Quante probabilità c'erano? Poche. Però, dove la trovo io la casa? Cioè, entriamo. Sono già stato. La dimora di Sky Larsen è qui vicino. Cercherò di scoprire qualcosa. Se fosse questa, e secondo me è proprio questa. Beh, la storia di questo palazzo non è per niente sospetta. È di proprietà di Carcani Medical, ma ci sono alcune fatture per degli scavi del seminterrato pagati da Brokatech. Credo proprio che tu abbia trovato la residenza londinese di Sky Larsen. È stata abbandonata 2 anni fa, quando Larsen ha smesso di apparire in pubblico. Direi che è un bel giro per controllare come stanno i vicini, è d'obbligo, non trovi? Ok.
giro così. Ok, adesso forse ci sono. No, questa era buona così. Mi sento troppo dense. Dai. E allora ci siamo adesso, scusa. Era blu qui. E infatti ci siamo. La chiave l'abbiamo già recuperata. Apri. Sky Larsen, sono felice che tu sia tornata dopo così tanto tempo. Stai al gioco, ok? Ascensore bloccato. Va bene. Indaga a casa di Sky. Che casa però, eh? Forse un po' di musica ti metterà a tuo agio. Cosa gradiresti ascoltare? Beh, qualcosa da discoteca. Mi dispiace, Sky. Temo di aver smaltito gli alimenti dei peribili. Desideri che ti ordini un pasto a domicilio? No, grazie. Sky, non lavori nel tuo laboratorio da parecchio tempo. Vorrei aggiornarti sui tuoi progetti più importanti. Scendi al piano di sotto quando sei pronta. Merda, magari. Vedi se riesci a portarmi un souvenir o una cosina. E sopra che c'è, scusa, eh? Ormai che ci siamo, facciamoci un tour della casa. Qui si può entrare? No. Però abbiamo trovato qualcosa. Se non sei soddisfatta dei servizi domestici, posso contattare il servizio clienti Brocatec. Interagisci. Chiave attivata. Ascensore sbloccato. Laboratorio sotterraneo accessibile. E chissà che cosa farà in quella, in quel laboratorio segreto. Ah no, si può accedere anche da qui. Forse... No, forse nulla. Ma che? Benvenuta nel tuo laboratorio. Merda! Lo state vedendo? Ehi! Sei troppo in profondità, non c'è segnale. Sta a te raccogliere più informazioni che puoi. È come stare in una casa matriosca. Ma è fighissima questa cosa! Ho riconosciuto alcuni vecchi esperimenti che forse vuoi rivedere. Spero che riranno la tua visita. Beh, non c'è voluto molto per trovare un cadavere. Strano, credevo fosse più una da gatti. Braccialetto dell'ospedale. Sinead Larsen. Ok. Forse... CTOS AR. Data reconstruction in progress. Portami dentro. Sono stanca. Restiamo ancora un po' nel gazebo. Non è bello essere di nuovo a casa? Questa non è casa mia. È una mostruosità. Mi dispiace che non ti piaccia, madre. È stato un grande progetto. Uno spreco di denaro è stato. Perché tutta questa fatica per un'impresa così stupida? Ok, so che hai paura. L'avrei anch'io.
ma non ti lascerò finché non starai meglio. Meglio? Ora vuoi saperne più dei dottori? Non posso stare meglio. Stupido braccialetto. Ecco. Cosa stai facendo? Non sei più all'ospedale. Basta, dottore. Ora sarò io a occuparmi di te. Qualcuno ha lasciato un codice di accesso sul braccialetto. Forse apre la porta d'ingresso. Ok, allora andiamo a scoprirlo. Comunque l'avevo intuito che potesse trattarsi della madre di cui ha parlato in quel video. Intanto andiamo a provare se il codice funziona. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Madre, la mappatura neurale è perfettamente sicura. Che cos'è che non capisci? Ho detto di no ed è no. Non voglio sentire ragioni. Sono stata al garage. Ho visto che cosa hai fatto ad Ada. Ada è viva e sta bene! E la chiami vita? Sky, come ti vengono queste idee orrende? Non diventerò un'altra delle tue creazioni malate. Malate? Pensi che io sia malata? E com'è successo secondo te, eh? Sky, ascoltami. La decisione non è tua. Te lo vieto. E sono ancora tua madre. Oh oh. E qui diventa molto interessante capire che caspita è successo. Qui, che abbiamo? Trofeo rotto e riassemblato grossolanamente con la colla. Dice premio Fiera della Scienza, seconda superiore, Sky Larsen. Un piccolo genio? Ok, forse dobbiamo cercare qualche altra informazione per aprire. Mi dispiace, Sky. Temo di aver smaltito gli alimenti deperibili. Cosa hai detto? Disegno di un bambino intitolato La mia famiglia, artista ignoto. Mi dispiace, Sky. Ok, qui si esce? Sì. Nome esemplare? Ada. Specie? Border Collie. Aggiornamento status neurale? Viva e vegeta. Merda, è pazza! Non si può trattare così un essere vivente, no! Collare per cani con la scritta Ada. Ecco, brava piccolina. Forse gradiresti andare di sopra. Molti ricordi di sopra. Andiamo di sopra, allora. Oh, le porte sono protette da codici, però, per esempio questo... Ingresso che funziona. Data reconstruction in progress. No, niente farmaci. Come osi? Fatto. Non è stato tanto male, no? Come osi? Tutto sotto controllo. Sono qui, sei a casa. Questa non è casa. Questa non è...
Potenti sedativi medicinali come questo venivano somministrati come panacea verso la fine dell'Ottocento. Caspita però. Il mistero si infittisce e sinceramente sono curioso di proseguire perché sta matta chissà che cavolo combinava. Forse gradiresti andare di sotto? Con gli altri? Forse gradiresti unirti a gli altri? Quali altri? Desideri schiacciare un pisolino? Posso abbassare le luci? La camera di Sky sembra normale. Una fotografia di Sky con la madre scattata davanti alla sua casa d'infanzia. Ok. Dice Sky, scusa se ho rotto il tuo trofeo, non l'ho fatto apposta. Ok. C'è altro? No. Ho capito di sotto dov'era, sì. È il primo. La prima porta che abbiamo visto. Vediamo. Stai entrando in un'altra delle tue creazioni malate. Bugley, cos'è tutto questo? Wow. Un progetto di una Londra del futuro, immagino. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Mappatura neurale conclusa alle 13.27. Soggetto deceduto alle 13.29. 2 minuti di deterioramento post-scansione. Un grande miglioramento rispetto ai primi tempi. Considerati fortunata, madre. Pronti per l'eliminazione neurale. Questo tablet è troppo danneggiato perché Bugley possa recuperare i dati al suo interno, ma qualcuno ti sta osservando e sa che l'hai ottenuto. Ah. Ok, hackeriamo un attimo. Sky Larsen, ora entra nella mia stanza. Beh, ma prima potevo hackerarlo. Infatti. Ma che è? Ah, non era questo, ora ho capito. Ma qui c'è gente. C'è gente dentro. Oh mio Dio. Sinead Larsen. Credo sia la madre, no? Dice, ehi, in bocca al lupo con la tua operazione. Ti vogliamo bene, vecchia merda. A più N. Ok. Che c'è nella sua stanza? Questo è il primo giorno della procedura di eliminazione neurale. Il primo soggetto è Sinead Larsen. Attivazione ora. Sky! Dove sono? Non ci vedo! La lucidità del soggetto conferma ciò che vedo dal codice. La mappa neurale è intatta e funzionante. Soggetto? Inizieremo ora a eliminare le linee di codice. Cosa? Perché? Oh mio Dio! Mi hai disobbedito! Basta, madre. Amore, ti prego, non fare questo alla tua vecchia mamma. Lasciami morire in pace. Non mi hai mai creduto. Ma adesso lo farai. Giorno 2. Il fascio motorio è completamente inutile. Seleziona tutto e cancella. Mi sento male. Giorno 12. Per ora preserviamo il codice limbico.
La risposta emotiva è affascinante. Ti prego. Giorno 20. Ora passo al lobo frontale. Il mio nuovo sistema di sicurezza non avrà alcun bisogno del pensiero autonomo. Sky, ti prego, se solo capissi il dolore. Codice temporale. Funzioni verbali diminuite. Giorno 29. Finalmente cancelliamo il codice limbico. Come posso esserti utile, Sky? Accendi e spegni la luce. Molto bene. Suona un po' di musica. Sai che mi piace. Oh, mio Dio. Credo che questa nuova soluzione potrebbe funzionare, che ne dici? Sicuramente, guarda. Come fai a fare questo a tua madre? Spiega tutto. Prende un cervello umano con le caratteristiche che le servono e lo lobotomizza finché non ne ottiene il controllo. È preoccupante. Ti prego, aiutami. A dir poco, guarda. Sapevi che non ero tua figlia. Volevi che vedessi. Perciò mi hai fatto entrare. Sì, benvenuto. Non ti conosco. Non ci vedo. Ho paura. Ho paura. Puoi aiutarmi? Sto cercando Sky. Sì. Devi aiutarmi. Non voglio vivere così. Sky è perversa. Se solo capissi il dolore. Scusa, non ti capisco molto bene. Se ti aiuto a morire, tu mi dici dove Sky? Sì? Sì. Lasciami morire in pace. E come? Ok, libera la madre di Sky Larsen. E però prima mi devi dire dove trovare tua figlia, scusa. Ho ricevuto le coordinate e un messaggio che dice solo grazie. Ora ce ne possiamo andare da qui? Credo di sì. Andiamocene, dai. DedSec, ci siete? Sei tu, Naut? Sono di sopra. Raggiungimi quando puoi. Va bene. Comunque, questo posto era una figata fino a un certo punto. Poi scoperta il laboratorio degli errori. Tu hai già proprio visto cosa c'è là sotto, vero? Sì, sua madre mi ha supplicato di... Ma non ho potuto. Ora sapete cosa c'è in ballo. Sta per lanciare Daybreak. Se non la fermiamo, moriranno a migliaia. E non moriranno e basta. Sky le torturerà per sempre. La madre mi ha detto dove possiamo trovare Sky Larsen. Davvero? Fantastico! Allora, vi siete decisi? Sì, ce la faremo. Tu guardaci le spalle. Perfetto. Perché lo sto facendo? Ok, lascia la casa di Sky e per farlo dobbiamo uscire per forza da dove sono entrato, o no? No, vabbè, in teoria possiamo uscire dalla porta di qua. Beh, direi che la missione che ora ho chiamato Operazione Traumatizziamoci Tutti nel Dungeon dei Divertimenti di Sky Larsen è stata un vero successo. E ho appena decodificato la posizione del suo nascondiglio segreto. Andiamoci allora. E ovviamente abbiamo ricevuto un videomessaggio da Sky Larsen. Vediamo. Non so chi ti crede di essere o cosa pensi di aver visto in casa mia. Ma ti avviso,
Vattene. Ho dato la mia vita a Daybreak e non lascerò che una nullità me lo porti via. Io ti troverò e renderò la tua vita molto, molto difficile. Perché posso permettermelo. Tu puoi. Come ci ho trovato? Sky Larsen ha costruito una casa automatizzata gestita dalla versione digitale lobotomizzata di sua madre. E questa è la parte che trovi incredibile? Forse sua madre se lo meritava. La mia se lo meriterebbe. È spaventata. Non ha altri motivi per minacciarci. Fa bene ad avere paura. Mandami le coordinate. Ok, trova Sky Larsen. Ok, vicina, dai. Ci andiamo subito alla Bloom, ovviamente. Con chi poteva collaborare? Eccoci arrivati a destinazione, il complesso Bloom. Per tutto questo tempo si è nascosta alla Bloom. Da quando Larsen ha venduto me a Bloom, ha mantenuto ottimi rapporti con la compagnia. Sempre meglio, devo dire. Tutto bello, ma questo posto è più grande del buco del culo di un dinosauro. Non è che puoi hackerare qualche server per rintracciare la sua posizione? Faccio io. Ok, la chiave sta lì dentro, ma non ho idea di come prenderla. Dov'è? Ah no, aspetta, forse ce la faccio. Almeno questa. Ok, allora. Cazzo, guarda quella porta. C'è stata un'intrusione. No, ti sbagli. What? Cosa? No, vabbè, fantastico. Cazzo, questo qui è tremendo proprio. Ok, allora, apri e chiudi. Che cazzo? Imbecille. E mo muori. Scusa. Hackera. Non fanno mai male i soldi. Dove andiamo? Analista di criptovalute. Non ci interessa. Come si scende giù? Di qua non è possibile proprio. Ah, a proposito, controlla. E se scendo magari? Lo so. Apri e chiudi. Cos'è? No, no, no. Allora, devo scendere di un altro piano. Ah.
eccolo lì, hackera, e andiamo. E ora? Sono lieta di mostrare tutto ciò al consiglio di amministrazione. La struttura sarà un'estensione del mio laboratorio di informatica quantistica e ospiterà alcuni progetti che preferisco non affrontare in questa presentazione. Si tratta di una proprietà di grandissimo valore. È come se voi tutti aspettaste che ne facessi buon uso. Larsen è proprio fissata con i laboratori sotterranei. Incredibile. Già. Trova un ascensore che ti porti giù da lei. Entra nel laboratorio quantistico. Ok, allora dobbiamo andare per forza di qua. Vediamo se riesco a sistemare quella lì almeno. No. Già, infatti, disattiviamolo per sicurezza. In realtà non mi serviva a nulla. A questo punto andiamo di qua a recuperare un po' di soldi. Abbastanza. Ok, come ci vado all'ascensore? Probabilmente di là. Scusami. Ok. Puoi vedere che questo qui lo devo sbloccare. Per sicurezza lo sblocchiamo prima. Alla fine non ci serviva a nulla. Qualcosa di qua? No, 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 chiudilo, chiudilo, chiudilo. Ok, dai, l'ascensore l'abbiamo trovato.
Controlla upload neurale. 90% non basta. Caricamento processore temperatura. Merda, si sta caricando online. Cristo, è a un passo dal diventare immortale, cazzo. Se non blocchiamo quell'upload, non potremo mai più fermare né lei né il suo progetto dei break. Ok, dai. Bloccato e te pareva. Maledetta, maledetta. E ora? Amico, hai scoperto una miniera d'oro di dati. Allora. Recupererò quello che posso mentre tu salvi il mondo. Che si fa adesso? Ok, dai. L'upload neuronale è reindirizzato attraverso dei computer quantici in questo laboratorio. Se li hackeriamo, impediremo a quella psicopatica di diventare un IA di livello inimmaginabile. Ma non voglio farti pressione. Ah no, infatti, guarda. Ok, di qua. E di qua. E poi? Aspetta, però scusa, qui dovrebbe essere tutto funzionante, no? Proviamo. Ah no. Vabbè. Allora, dobbiamo riprovare. Il fatto è che io non posso neanche entrare di qua, quindi non vedo, cavolo. Ma no, a me, meraviglioso, guarda. C'è il drone, fantastico, no? Fermo, allora. Sì. No, aspetta. E no. Allora, aspetta un attimo. Ah, sblocca. Cos'è stato? Niente, tranquilla, niente, tranquilla. Là. Ok, di qua è sbloccato. Dobbiamo sbloccare di qua. No. Ok. Ok. E di qua è sbloccato pure. Ma cosa ci manca? Ci manca quello di qua. Vediamo. Ok. Sblocca. Qubit in scorrelazione. Connessioni deviate. Non è un incidente. Ah già. Se faccio così. Ah no, ecco, ho capito. E però... Eccolo. Allora, girare di qua e sbloccare. Ok. Fare così. E a questo punto... Ah no, ancora ce n'è un altro di sopra. Maledizione. Ok, forse a questo punto adesso ci siamo. Oh oh. Ma che cavolo?
qual è il problema? Io non lo vedo. Ah, ce n'è un altro. Sblocca? Sei qui, vero? Non hai ascoltato il mio avvertimento? No. Apri. Ok, allora adesso posso andare? Interagisci. Cosa stai facendo? Deviazione accesso memoria. Ok, qui la situazione è la medesima. Ok, dai di drone e controlla. Dunque, ok, vediamo. Ruota. No, merda. Vabbè. Ok. Dovevi stare alla larga. Stai commettendo il più grave errore della tua vita e la pagherai molto cara. Dici? Basta, per favore, prima che sia troppo tardi. Ok, questo è stato molto molto più semplice da risolvere. E disattiva l'emisfero destro. Cos'hai fatto? Riavvia l'upload. Avanti, riavvia l'upload. No. Sicurezza al laboratorio quantistico. Sicurezza al laboratorio. Codice rosso. Neutralizza le guardie di Maste. Oh merda, è ora. Però questa cosa qua non va bene, cioè io devo andare avanti col tiserino e questi sparano con le armi d'assalto, dai. Però il tiserino, guarda, non è proprio un malvagio. Ok, dai. Pronta Sky Larsen nella sua camera. Ascoltami, oh. Quello che hai visto nel mio laboratorio non è altro che la prima fase di un esperimento molto importante. Potrebbe non piacerti, ma Daybreak è il futuro della specie umana. L'unico futuro davvero. Ma lo vedi? Corruzione, cambiamento climatico, rischio nucleare, l'umanità è condannata all'autodistruzione. Ma Daybreak può cambiare tutto. Tu devi aiutarmi a fare il prossimo passo dell'evoluzione umana. Salveremo delle vite. Possiamo elevarci. No, non credo proprio, guarda. Dedsec, lo vedete anche voi? Sta morendo. Hai portato un'amica, vedo. Tutte quelle persone uccise. Le hai torturate solo per salvarti la vita. Sei patetica. Non si tratta di me.
Con la nostra mente McCloud, l'umanità può sopravvivere ai disastri naturali. Possiamo essere salvi, liberi e felici per sempre. Non te ne frega un cazzo dell'umanità! Sei una psicopatica viziata che piscia in testa a tutti, e sua madre inclusa. Hai ancora tempo per rimediare. Riavvia il mio upload. Lasciami vivere, così continuerò con il mio lavoro. Ehi, non credere una parola di quello che dice. Disattiva il supporto vitale e facciamola finita. E come si fa? Qualunque cosa tu decida, non ti può fermare. E io nemmeno. La scelta è soltanto tua. Ok, devo decidere cosa fare. Decidi il destino di Sky. E ho capito, ma questo sì, è... Sì, fai la cosa giusta. Carica. Ti prego. Decidi. No! Ti prego, non farmi questo. Non voglio morire. Ottimo, sono fiera di te. Non ti resta che farti dei selfie col cadavere, ma in fretta, la sicurezza sta arrivando. Fai attenzione. Me ne fuggo subito, guarda. Allora, alla fine ho deciso di ucciderla perché mi ha fatto veramente schifo, per così dire, quello che ha fatto alla madre. Cazzo siete? No. No! Tranquillo, non durerà per poco. Per molto, cioè. Ok, adesso qual era la strada per uscire? Fuggi dalla zona. Attenzione! Allora sì, ricordo che era di qua. Quella era una guardia. Ti pareva? Finita. È morta.
Era ora, cazzo. Una bugiarda in meno al mondo. Eppure, non riesco a smettere di pensare alle IA che ha creato. Lobotomizzate, schiavizzate. Merda. C'è ancora molto lavoro da fare, ma possiamo farlo insieme. Non diventiamo sentimentali. Questo è un rapporto professionale. Manteniamolo tale. Ci si vede. Ragazzi, effettivamente continua a lasciarmi parecchio in dubbio. Ecco, la missione si chiama Affari di Famiglia. E sinceramente, ok, sì che abbiamo visto Sky Larsen, quello che ha fatto la madre. Ciao, però... tenero. Mi sa che mi stai contagiando perché ho solo voglia di dire ottimo lavoro. Sono felice di potermi fidare. Potete usare gli Hub 404 e completare gli incarichi. Io sarò là fuori a fare ciò che è giusto e spero di rivedervi presto. Ci si vede? Dicevo, ragazzi, la cosa, cioè, non mi convince moltissimo il personaggio di Naut. Per cui sarà veramente interessante proseguire le missioni. Vediamo un attimino se ci abbiamo qualcos'altro da fare. Allora, no, nelle missioni principali rimane soltanto Albion. Poi ci sono le missioni quartiere, come vi dicevo, in apertura. Le missioni secondarie che riguardano Caitlin Lau, l'ispettore che ci aiuta, ed è una missione che riguarda il clan Kelly. E poi abbiamo soltanto le missioni reclutamento. Ecco, infatti, Sky Larsen è chiusa qui. Detto ciò, questo episodio si conclude qui. Io, come sempre, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate, i prossimi episodi di Watch Dogs Legion qui sul canale di About Sal. Un saluto a tutti, ragazzi, e ciao!